Le giornate dell'e-commerce sono un appuntamento fisso nel mese del commercio di Confesercenti e per la prima volta arrivano a Faenza, 17, 18 e 19 novembre, presso la sala conferenze del MIC, Museo Internazionale delle Ceramiche, tre pomeriggi di focus per imprese e professionisti sui temi dell'e-commerce, web marketing ed advertising sui social media, con il contributo di BCC, Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Molese e Camera di Commercio di Ravenna e il patrocinio del Comune di Faenza. Questa mattina qui a Faenza la presentazione di un ciclo di tre incontri sull'e-commerce, organizzato da chi e per come mai qui a Faenza? Organizzate da Confesercenti Ravenna, le giornate dell'e-commerce sono arrivate alla loro quarta edizione. Le abbiamo quest'anno organizzate a Faenza perché noi abbiamo un ambito di lavoro provinciale, se non subregionale come Confesercenti, e anche perché Faenza comunque ha una posizione logistica interessante perché è nel cuore della Romagna, ma comunque vicino all'Emilia. Quindi, visti i relatori di spicco nazionale, abbiamo anche l'ambizione di avere alle nostre tre giornate anche aziende che vanno oltre il territorio ravennate. Tre incontri, il tema principale è l'e-commerce, ma come l'avete sviluppato? Beh, dall'esperienza dei precedenti anni, le tre giornate si dividono in due filoni principali. Ci saranno dei seminari dedicati alle imprese e dei seminari più dedicati ai professionisti. E comunque seguire una lezione dedicata ai professionisti non fa male neanche alle imprese, diciamo così. Solo che ci siamo resi conto che negli anni precedenti siamo arrivati al terzo anno con un livello altissimo di contenuti e molto spesso quello che ci chiedono le aziende del nostro territorio è da dove cominciare. E quindi apriremo subito con la prima iniziativa, tra l'altro curata da una web agency di Faenza, ABC di e-commerce. Praticamente scegliere come e quando andare online e se ne vale la pena. Quando inizieranno? Come si farà a partecipare? Inizieranno il 17, saranno tre, il 17 novembre, saranno tre pomeriggi, 17, 18, 19. Occorre registrarsi online sul sito impresaonline.ra.it o comunque su Eventbrite cercando le giornate dell'e-commerce 2015. L'ultima domanda, perché proprio l'e-commerce? L'e-commerce perché è in questo momento l'opportunità di arrivare a mercati che prima anche le piccole e medie imprese non potevano neanche immaginare. È uno strumento per riuscire a promuovere i propri prodotti e le proprie peculiarità. Ovviamente l'e-commerce tiene in considerazione, cioè lo sviluppo di un progetto di e-commerce deve tenere in considerazione della dimensione dell'azienda e di che cosa fa questa azienda, se vende o produce il prodotto. Comunque ci sono dentro l'ambito e-commerce più, non bisogna pensare solamente al sito internet, ma ci sono tante opportunità per vendere online anche solamente curando bene i propri contenuti, avendo una posizione della propria azienda online. Non è detto che tutto debba cominciare a finire nel proprio sito internet, anzi, il sito internet molto spesso è il crocevia di relazioni con i social network, email marketing o altre opportunità che vengono modulate a seconda della tipologia di azienda.